Buongiorno a tutti, sono Alberto Maghini, Territory Customer Support Manager per John Deere Italiana. Buongiorno a tutti anche da parte mia, sono Stefano Bormolini, Territory Manager per John Deere Italiana. Ci troviamo oggi in campo non tanto per mostrarvi i tecnicismi del nostro bellissimo 7R330 generazione 2, bensì per parlare delle tecnologie per l'agricoltura di precisione. John Deere, sin dai primi anni 2000, è sempre stato un pioniere e un leader nelle soluzioni e nelle tecnologie per l'agricoltura di precisione. Dapprima con una forte spinta per quanto riguarda il discorso delle guide automatiche. Certo, c'è stata una grossa espansione delle guide automatiche, ma non ci siamo fermati lì. Ci sono stati degli step ulteriori che ci permettono di avere ancora più soluzioni, vero Alberto? Esatto Stefano, sicuramente la guida automatica è una pietra miliare, uno step fondamentale per quello che è il percorso di John Deere nell'agricoltura di precisione. Però è da diversi anni che i nostri sforzi si concentrano anche sullo sviluppo di dispositivi e software che permettano agli agricoltori di raccogliere dal campo non solo un ottimo risultato agronomico, ma anche informazioni molto importanti su cui basare le decisioni future. Potremmo pensare che questo lavoro di raccolta dati sia molto difficile e complicato, ma in realtà con dei semplici step possiamo andare a raccogliere tutte le informazioni che ci servono proprio per questo processo decisionale. Vero Alberto, possiamo cominciare quindi? Esatto Stefano, siamo pronti. Io direi di saltare in cabina e configurare il nostro attrezzo.